Cosa prevede la modifica della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità? In Svizzera i padri hanno diritto a 1 o 2 giorni di congedo di paternità pagato. Alcune imprese concedono volontariamente un congedo di paternità più lungo. In un primo momento è stata depositata l'iniziativa per un congedo di paternità ragionevole a favore di tutta la famiglia. L'iniziativa richiedeva un congedo paternità di 4 settimane. Come controprogetto indiretto a questa iniziativa, il Parlamento ha deciso di introdurre un congedo di paternità della durata di 2 settimane. Contro questa decisione parlamentare è stato lanciato un referendum facoltativo. Per questo motivo siamo ora chiamate e chiamati a votare. Che cosa cambierebbe? Se l'oggetto viene accettato, in Svizzera verrà introdotto per legge un congedo di paternità di 2 settimane. I padri potranno prendere un congedo di paternità entro 6 mesi dalla nascita. Il congedo potrà essere preso in un solo blocco o ripartito su singoli giorni. Durante il congedo di paternità, ai padri sarà versato l'80% dello stipendio, al massimo 196 franchi al giorno. Il congedo di paternità sarà finanziato mediante le indennità di perdita di guadagno, IPG. Queste già oggi compensano una parte del salario durante il servizio militare, civile o di protezione civile, così come durante il congedo di maternità. Le indennità di perdita di guadagno vengono finanziate mediante deduzioni mensili dallo stipendio. Ogni mese le lavoratrici e i lavoratori, così come le datrici e i datori di lavoro, versano a tale scopo una parte del salario. I padri hanno diritto al congedo di paternità se lavorano al momento della nascita, sono coperti dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, AVS, da almeno 9 mesi e hanno lavorato per almeno 5 di questi 9 mesi. Quali sono gli argomenti delle e dei favorevoli? I padri possono contribuire in modo più significativo alla nuova quotidianità della famiglia e alleggerire il compito delle madri. Dal congedo di paternità trarrebbe dunque beneficio tutta la famiglia. Il congedo di paternità aiuta a conciliare vita familiare e professionale. Il congedo di paternità sarà finanziato mediante le deduzioni dello stipendio e le indennità di perdita di guadagno. I costi e gli oneri organizzativi saranno sostenibili anche per le piccole e medie imprese. Quali sono gli argomenti delle contrarie e dei contrari? L'aumento dei costi, ad esempio per l'AVS, peserà su tutta la popolazione. È dunque irresponsabile introdurre un congedo di paternità ad alto prezzo a beneficio di pochi. Sostituire i lavoratori per un breve periodo comporta costi elevati. Tali costi e gli oneri organizzativi non sono sostenibili per le piccole e medie imprese. Le assicurazioni sociali, ad esempio l'AVS, dovrebbero servire a evitare la povertà. La paternità non rappresenta un valido motivo per introdurre una nuova assicurazione sociale. Se desideri che il congedo di paternità venga introdotto, allora vota sì. Se invece vuoi che venga rifiutato, vota no.